qua a te e a tutti ciò ormai. Benvenuti da Giacherina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Devo fare due premesse ragazzi. È tipo più di mezz'ora che sto aspettando di mettermi a registrare questo video, perché i muratori, come l'altro giorno, si sono decisi a fare un casino allucinante giusto quando io mi ero seduta per mettermi a registrare. Spero che da questo momento in avanti non ci saranno più rumori. Lo spero proprio. E seconda cosa, se vi stesse chiedendo: oh ma Remothered, Child of Light, dove sono? Sapete ragazzi che visto che comunque queste serie qua, tipo The Walking Dead e Life is Strange, sono ad episodi e quindi sono state in sospeso per diverso tempo, di solito preferisco dare la precedenza a questi giochi qua una volta che ovviamente vengono pubblicati gli episodi. Le ultime parole famose ragazzi, sono veramente indignata. Per cui ovviamente mi dedicherò prima a finire questo episodio qua e l'episodio di Walking Dead, e poi ritorneremo ragazzi su Remothered e Child of Light. Per cui state tranquilli, non ho abbandonato le serie. Almeno tipo due o tre di voi ragazzi mi hanno avvisato, senza farmi spoiler, di prepararmi per questo episodio qua, perché sembrerebbe che ci sarà da piangere e non poco. Per cui io, seguendo il vostro consiglio, mi sono preparata il fazzoletto, perché non si può mai sapere. Non ci resta che andare a continuare. L'intro del secondo episodio ragazzi che abbiamo visto la scorsa volta è stata veramente molto molto intensa e interessante. Abbiamo visto che i nostri due protagonisti si ritrovano a vivere in una baracca abbandonata, diciamo così, mezza foresta, insomma, proprio come due lupi dentro una tana. Cercano di sopravvivere, insomma, di fare il possibile. Sorry. I'm cool. Hold on. I need to show you something. Okay. Gotta show him the map. I think I left it with my books. Va bene, non ci resta quindi che cercare questa cartina. Quindi dovrebbe essere qua in mezzo. Nothing here. Hai appena detto, Daniel, che pensavi fosse in mezzo ai libri. What did you do with the map? What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? Oh, this map. It's in my tent. Sorry, Sean. Ah, ok. Vado a cercarla subito, non c'è alcun problema. Deve essere qua in mezzo. Giocattolo, stereo, lavagnetta. Scusa funghetto, ti sei messo giusto in mezzo. Okay, come on doggy. Let's go girl. Non vuole spostarsi. Hey man, can you call your dog? I don't exist. Mushroom. Non come mi here, caga. Oh. Ah ecco, ci si era giusto seduta sopra. What a great team. Eccola qua, raccogliamola pure. Time to play dead dog. Discorsetto in che senso? Aspettate, dove tipo paura? Sean, there's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. I just saw him now. Oddio, ragazzi. Sean, I'm scared. Don't worry, Inanno. It's probably just someone lost. Can we help you? Paura. Chi è? Mother. Daniel? Brutto cretino. Ma sei completamente fuori. Scusate ragazzi, mi ha fatto prendere un colpo. Come on. Don't be such a pussy. Don't you think your power can be put to a better use? Anyway. Vabbè, mi ha fatto prendere un colpo. Allora, è arrivato il momento di parlare di questa cartina, anche se non mi rimedia idea di cosa abbia intenzione di parlargli effettivamente. Ok, metti giù la cartina. Ecco fatto. Okay. I think it's time for us to hit the road. You're not getting better. We're almost out of supplies. No. I'm okay. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. Trust me, Daniel. You need some medicine. Look.
Here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents... our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... they'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they don't like me? Questo è difficile, ragazzi, eh? Sono nostri parenti, ci potrebbe pure stare, ma sappiamo come si dice parenti serpenti, non si è sempre totalmente sicuri di come effettivamente una persona possa guardarti, capite che vi voglio dire? Quindi, sono nostri parenti, sinceramente non me la sento proprio tantissimo di dirlo. Mi sento più di dire non abbiamo alternative. Don't think that way. It's not like we have tons of options. Okay. I'm just scared they're gonna think I'm a freak or something. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool and I'm sure you guys will be best buds. Well, okay. But Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Oh. Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get to draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, loser. Party time. A chi hai detto sfigato? Okay, ready to lose, Captain? Watch your butt, matey. Ok, vediamo chi sarà più fortunato. Allora, tiriamo i dadi, ragazzi. Here we go. Just need a 6, a 5, and a 4. Oh! Che devo fare? Usa come nave? In che senso? Ah, ok, là c'è tipo una leggenda, ragazzi. Appunto, un 6 vale come una nave. Un 5 come un pirata, credo. Una ciurma, un tesoro. Vabbè, direi che userò il 6 rosso come nave. Got a ship now. Usa come capitano, ok. Ahoy, captain. E usa come ciurma, perfetto, ce li abbiamo già tutti. More pirates. Hi. Direi che aggiungiamo il 6 al bottino. High score. Ok, possiamo ritirare i dadi, right. Quindi. Got a full ship. I need to score big now. Nice. Ok, direi di aggiungere un 5 al bottino. How are you gonna beat that? Ritirerò il dado. All right. Now's the time for big numbers. No, awesome. Niente. You'll do better next time. E beh, non or abbiamo no. fatto male un cattivo punteggio, anzi, aggiunge al bottino e vabbè. Better than nothing. Sì. Good luck beating that, matey. Don't worry about that. Abbiamo fatto 13. Non male the per iniziare, forza. Yes. 6, 5, 5, non male. All right, I just need a 4 now. All right, everyone on deck. I need the score now. Pretty please. Ooh, good throw. Però. Not bad. Siamo in vantaggio almeno per adesso, eh. My turn now. Be ready to lose. Ok, non ci resta che tirare i dadi. Cool. Give me the same. Allora. Oh, what the hell? Non c'è andata molto bene, ragazzo. Il 5 direi che lo prendiamo. No, non possiamo. Ok, tira i dadi. I wonder what we would have done if we didn't find these dice. I don't know. Perfetto. Probably read all these books. Usa come nave. Boring. You remember that time I beat Dad at chess? You mean we beat Dad? Yeah, you did help me distract them. I bet he would have liked this game.
usa come Definitely. Capitano. He was a great pirate. Just like us. Usa come Captain giurma. Diaz, King of the Seas. Non ci resta che aggiungere il 5 al bottino. Yes! And he scores. E di tirare i dadi. Speriamo bene. Nice. Minchia, 6 e 6. High score. Ooh, look at these scores. Told you I win. You know what it means? Yeah, okay. You can draw a dick. No, dai. On my back. Let me think. No, disegno un lupo tutta la vita. Hold on. It's not an easy one. Needs concentration. Ta-da! Già fatto, madonna. Che rapidità. Wow, it's so cool. Thanks, Sean. So, let's do another one? Mi dispiace dirgli di no. Uffa. Però dobbiamo riposare, raga, se... Già domani dobbiamo metterci in viaggio, lui non sta molto bene. Mi dispiace dirgli di no, ma direi troppo tardi, dai. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Okay, okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. Gross. You're right. Don't smoke. But it's our last night, so we can do anything. All right, all right. I heard you the first time, dude. Atmosfera, raga. Questa è la forza di questi giochi, ragazzi. Anche l'atmosfera. Thank you.
L'idea di Sean comunque non è malvagia, però, ripeto, boh, come reagiranno queste persone quando li vedranno arrivare lì? Che succede? Siamo hey Daniel, andare. How are you doing? It sucks. I'm coming. Che succede? E tu, Mushroom, stai calma, piccola. Oh, vuole uscire, ragazzi. Facciamola uscire, poverina. Vai, amore, vai. Non ti allontanare troppo. Ok. Andiamo a vedere cosa succede a Daniel. Che problema c'è, amico? È morto. So, piccolo. What's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Oh, basta parolacce, eh? Okay, no more swearing. Sure. Like you're always polite. Come on, chill out. What did you pack in? What the f- Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Ok, vediamo un po' come aiutare. Awesome. Thanks, Sean. Okay. Well, ah, ok, fatto. Pensavo dovessimo fare qualcosa, ma sì, direi che siamo pronti. L'ho fatto uscire. Still peeing, I guess. I'm gonna check what she's up to. Okay. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Va bene, non ci resta che riempire le borracce, ma... Ah, ok, sì, dall'acqua che abbiamo fatto bollire. Perfetto. A posto. Ok, direi che ci siamo, ragazzi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Mi sa che non ci resta aggiungere le borracce okay. Allo zaino. Hold on. Ci siamo. Where the hell is he? La cosa non mi sta convincendo per niente. Che sta succedendo? Daniel! Hey, you out here? Dov'è? Daniel! Where is he? Ok, qua queste sono le impronte di funghetto. E qua sembrerebbe anche aver fatto la pipì. Poi è andato di qua. Qui ci sono anche le impronte di Daniel. Oddio. No. Oh. Dove sono? Tieni premuto per chiamarlo. Daniel? Dove diavolo sono? Oh. Ma... Ma queste sono ancora le impronte di funghetto. È andato di qua. Ma non sto capendo che sta succedendo. Dude, what are you doing? Oh, ma dove diavolo è? Sangue di chi? Oh. What the fuck happened here? Oddio, che è successo? Che diavolo è successo? That's not good. Oddio no. No. Che è successo? Oddio. No.
Daniel? Oh shit. Oh, Dio, no. Daniel, do not move. It killed her! She was my friend! Calm down. Oh, Dio, okay? No. Listen. Leave me alone! No! Oddio. Non posso lasciarglielo fare, raga, non posso. Per quanto sia doloroso, non posso lasciarglielo fare. So sorry. It just wouldn't have changed anything to kill it. Che palle, I'm right here. It's all right. No, non va tutto bene, che cavolo. Uffa, io l'ho fatto uscire. Porca vacca! Ah, maledizione! Cioè, ste cose non me le possono far succedere, però. Che c'entrava il povero, la povera cagnolina, uffa! Here. You should do it. That's it. It's pointless. Can't even bury her. Well, unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember running through the snow with you. And how you snuggled. And I'll never forget you. Never. Cioè, raga, poi quando toccano gli animali, grazie. Thank you, Mushroom, for looking after us in these woods. You won't be forgotten. Sean, do you think she's up in heaven? Oh. With Dad? Yeah. I'm sure he will look after her. Wait, what about his allergies? Don't worry, Nana. There's no allergies up there. They'll be fine together. Okay. We should go. It's getting late. Okay. Cioè, ho capito che questi giochi devono essere emozionanti, però cioè,
Dovevano proprio far, cioè, veramente far morire il cane così. Wish we didn't have to go. I like having a house again. Come on. Let's hit the road. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways to stay here. I put both you in charge of the house mushroom. So long, my dudes. È stato un colpo, raga, perché magari non ti aspetti una cosa del genere. A me quando toccano gli animali, raga, è stato un modo tragico poi, tra l'altro, di perdere, se capito, un compagno di vita. Ecco, perché gli animali sono questo, sono compagni di vita. Non so se Daniel sta bene, raga. Cioè, dico, se, vabbè, psicologicamente mo c'ho un po' di miei dubbi, cioè, dopo pure sto colpo della cagnolina. Però fisicamente, secondo me... Io non so se è normale che non si senta nessun audio, raga, eh. Mi sembra un po' strano. Ah, ok, perché mi sa che io avevo tolto, avevo messo nelle opzioni, ragazzi, l'opzione appunto di non ascoltare brani protetti da copyright. Ok, quindi automaticamente ha tolto l'audio perché evidentemente in questo pezzo c'era un brano coperto da copyright. Mi dispiace nell'anima, ragazzi, non poter godere della musica e non poterlo, di non poterne fare godere a voi, però... Questo grazie a YouTube, che ci possiamo fare. Non è la stessa cosa senza musica, eh. Dico sempre che un mondo senza musica sarebbe un mondo morto. Dovranno camminare un sacco, raga. Non sarà facile, almeno hanno trovato la strada. Sembra tutto così triste, senza audio, senza niente. Ripeto, almeno comunque Sean ha avuto, ragazzi, un'idea da seguire, capite? Invece di continuare comunque a stare lì così, senza far niente, senza sapere cosa fare, eccetera, ha detto, guarda, comunque in questo posto ci sono quelli che dovrebbero essere i nostri nonni, vediamo se magari loro decidono di darci una mano. Perlomeno, appunto, riguardo Daniel, che comunque non sta bene, questo l'abbiamo capito tutti. Ok, diciamo che hanno riassunto sto viaggio perché probabilmente siamo vicini alla nostra meta, almeno credo di aver capito. Ci siamo, mi sa. We made it, Daniel. It's been a long time since I was here. When was that? Before you were born. Madonna. Figurati te. Ho un po' di timore,
riguardo questo incontro, devo essere sincera, spero di sbagliarmi. Come here. Let me check you out. Claire likes everything super clean. Ah, Dad said bene. She got pissed because he let me bring a snowball in the house. A posto, you don't allora. Want to look like total pigs. Se uno non c'è a disposizione l'acqua corrente, che deve fare? Vabbè, suoniamo il campanello. What if they went on vacation? Or something? Non lo so. Andiamo. We'll figure out something. Yes, we hear you. I'm sorry, we don't want any of... Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that Daniel? What's going on out here? I heard... Look who's here! After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well... it's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Both of you. Ok. Il nonno, non so, forse a primo impatto non è sembrato estremamente entusiasta. La nonna è sembrata più accogliente. Ma adesso mi sta avvenendo un dubbio, ragazzi. Io non vorrei dire una castroneria gigantesca, ma questa donna non è la vicina che si vedeva in The Awesome Adventures of Captain Spirit. Non vorrei sbagliarmi, ma a me mi sa di sì. Mi sembra di ricordarmi sto personaggio e di averlo visto appunto in quel mini episodio lì. Ditemi ragazzi se mi sto sbagliando, in ogni caso si è trattato di un episodio estremamente coinvolgente, è successa insomma una tragedia. Da Life is Strange uno non può che aspettarsi questo praticamente. Per cui continueremo la prossima volta, vedremo che cosa succederà. Io continuo a fremere di curiosità. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!